uno dei parchi più belli di Roma fa da degna cornice alla contessa Consuelo Crespi, benemerita della moda italiana. Nel 59 fu nominata la donna più elegante del mondo dall'associazione Alta Moda di New York. Quest'anno l'associazione non ha potuto riconfermarle il titolo, essendo stata Consuelo Crespi nominata membro della Hall of Fame, autentico senato dell'eleganza, per il suo gusto impeccabile di vestire senza ostentazione e stravaganza. Il senato dell'eleganza comprende solo 12 membri, fra i quali la regina Elisabetta II e la duchessa di Windsor. Quest'anno apre l'elenco delle 12 donne più eleganti del mondo donna Marella Agnelli. La incontriamo tra i secolari alberi di Stupinigi insieme ai suoi due figlioli Edoardo e Margherita. L'autentica eleganza non è data da toilette fastose, ma soprattutto da uno stile personale e inconfondibile e da un innato buon gusto. La passeggiata al parco è terminata. Incomincia a imbrunire ed è ora per i ragazzi di tornare a casa. E vi si torna naturalmente con una 600 multipla. A Roma, e precisamente a Via Veneto, diretta al quotidiano Lavoro, incontriamo donna Irene Medici Galizin. Per la sua professione di creatrice della moda, non ha potuto essere compresa nell'elenco delle più eleganti donne del mondo. Tuttavia è stata inclusa nel ristrettissimo cerchio delle donne che dettano legge nel difficile campo della moda. Donna Irene va giustamente fiera dei numerosi premi che le sue raffinate creazioni hanno conquistato nelle più diverse parti del mondo. Un'altra italiana che detta legge nel campo della moda è donna Simonetta Fabiani Colonna. Anche lei dirige un atelier noto in tutto il mondo. I giudizi dell'associazione Alta Moda di New York, giudizi stilati da 2500 giornalisti specializzati e sarti famosi, conferiscono all'Italia un invidiabile primato. Le nostre donne ne sono ben degne. La loro eleganza è fatta di stile, classe, sensibilità, il tutto sottolineato da quel pizzico destro inconfondibilmente italiano. Nella celebre cattedrale parigina di Notre Dame, che non ospitava un matrimonio principesco dal 1816, hanno pronunziato i fatali sì la principessa Francesca di Borbone Parma, discendente dal re di Francia Luigi XVI, e il principe Edoardo de Lobkowitz, della migliore aristocrazia polacca. La cerimonia nuziale è stata officiata dal cardinale Felten. Una grande folla ha salutato gli sposi. La stampa francese ha dedicato al matrimonio largo spazio. Tuttavia, resi prudenti da altri sfortunati precedenti, i giornalisti si sono astenuti dal definirlo matrimonio del secolo. Questi giovani sposi si chiamano Grazia e Rino Vignoli. Con essi l'uomo che considerano il loro benefattore, il giornalista Renzo Martinelli. A lui gli industriali fiorentini hanno consegnato il premio di solidarietà Giulia Toccini. Nella motivazione il caso toccante di Grazia e Rino Vignoli. Ambedue poliomielitici si amavano da lungo tempo. Le loro condizioni economiche non permettevano il matrimonio. Il giornalista Martinelli ne narrò la storia con accenti così toccanti da sollevare nei lettori un'ondata di umana solidarietà. Piovvero i regali e persino una casa. Il grande cuore di un giornalista aveva fatto il miracolo. Si è riunito in una sala del Senato il gruppo parlamentare europeo per la cinematografia. Numerosi gli oratori, fra i quali i senatori Quintieri e Carboni. Il dottor De Pirro, l'avvocato Eitel Monaco, il dottor Penotti e il dottor Giannelli. Sono stati trattati i più svariati problemi dell'attuale situazione cinematografica italiana, con particolare riferimento al sempre più prossimo mercato comune europeo. Nel corso dei lavori, da più parti è stata sottolineata la crescente affermazione del nostro film sui mercati mondiali. 73 uomini e donne di bell'aspetto si sono presentati in costume da bagno sulla spiaggia di Vancouver, nel Canada. E di corsa, con gridolini di gioia, si sono tuffati fra le onde. Era la fine di gennaio e il termometro segnava 12 sotto zero. Una notevole folla si è raccolta per osservare e fotografare l'inusitato spettacolo. Un bagnante è stato persino intervistato. Ha esclamato: "Non capisco cosa ci sia di strano. Se non si fanno adesso i bagni, quando si fanno? A Ferragosto?" Ciò detto, insieme ai compagni è tornato a riva, dove ad attenderli erano alcuni infermieri che li hanno ricondotti al manicomio dal quale erano riusciti a evadere in massa. Appassionatissimi di corni i bravi contadini olandesi. Nel fermo silenzio invernale riecheggiano i lamentosi accenti degli enormi corni. Poi, quando il tramonto scolora il pallido cielo nordico, gli uomini prendono il corno e si riuniscono a parlare di corni intorno al fuoco. Teorema. Dati gli uomini olandesi occupati intorno al fuoco con i corni, si chiede: cosa fanno nel frattempo le buone e infaticabili mogliettine?